Rammentiamoci che la sorte delle anime elette è il patire, è la sofferenza sopportata cristianamente, condizione a cui Dio, autore d'ogni grazia e di ogni dono, conducente a salute, ha stabilito di darci la gloria. In alto dunque i cuori, pieni di fiducia in Dio solo. Umiliamoci sotto la potente sua mano, accettiamo di buon viso le tribolazioni a cui la pietà del Padre Celeste ci sottomette, affinché Egli ci esalti nel tempo della visita. Ogni nostra sollecitudine sia questa: amare Dio e a Lui piacere, nulla curandoci di tutto il resto, sapendo che Dio avrà sempre cura di noi, più che si possa dire o immaginare. Oh, quanto è sublime e soave il dolce invito del Divin Maestro: chi vuol venire dopo di me, rinneghi se stesso e tolga la sua croce e mi segua. Era questo invito che faceva uscire Santa Teresa in quella preghiera verso lo sposo divino: o patire o morire. Era pure questo invito che faceva esclamare Santa Maria Maddalena de Pazzi: sempre patire e non morire. Era pure per questo invito che, rapito in estasi, il serafico nostro padre San Francesco esclamava: è tanto il bene che io mi aspetto che ogni pena mi è diletto. Lungi sia da noi lamentarci di quante afflizioni ed infermità piacerà a Gesù mandarci. Seguiamo il Divin Maestro per l'erta del Calvario, carichi della nostra croce. E quando a Lui piacerà metterci in croce, cioè tenerci in letto con le infermità, ringraziamolo e teniamoci fortunati di tanto onore a noi fatto, sapendo che l'essere in croce con Gesù è atto sommamente più perfetto di quell'altro di contemplare solamente Gesù in croce. Carissimi amici e amiche di Padre Pio, di Tele Padre Pio, il Signore vi dia pace. Inizia oggi la novena che ci prepara alla grande festa di San Pietro Pietrelcina e la Provvidenza ci mette insieme l'inizio di questa novena con il giorno delle sacre stimmate, dell'esaltazione della Santa Croce, le stimmate di Gesù. E quindi il riferimento è chiaramente a un atto di amore del Signore che ha voluto totalmente donare sull'alto di una croce la sua vita per noi. E nella lettera che abbiamo appena ascoltato troviamo davvero i contenuti di questo grande amore, di questa grande offerta che il Signore ha fatto per ciascuno di noi e che ogni giorno rinnova attraverso il sacrificio dell'altare. Questo sacrificio ci ricorda che Dio è sempre presente attraverso l'amore e la sua donazione, attraverso il gesto dell'Eucaristia, appunto. Esaltazione vuol dire mettere al centro della propria vita la croce del Signore. Non dobbiamo esaltarci, ma esaltare la croce. La differenza è questa: non dobbiamo vantarci di quello che noi portiamo, ma dice San Paolo, esaltarsi invece dei propri peccati. Ed esaltare quindi la croce che è venuta a sconfiggere l'esaltazione dell'uomo, cioè il peccato dell'uomo. Sottolineerei adesso qualche parola di questa lettera di Padre Pio che davvero possiamo dire è scomparso, alcune parole sono proprio scomparse dal linguaggio umano, ma che invece i santi ci richiamano continuamente a sottolineare nella nostra vita. Sottolineare alcune parole vuol dire prenderle a modello e a guida del nostro cammino spirituale, proprio per essere come Dio ci ha chiamati a essere santi, come Lui è santo. Ci ricorda San Pio: la sorte delle anime elette è il patire. E la sofferenza sopportata cristianamente, condizione a cui Dio, autore di ogni grazia e di ogni dono, conduce a salute. La sofferenza sopportata. Non la sofferenza evitata, non la sofferenza ripiegata, ma portata da sotto, cioè una sofferenza che ci piano piano ci eleva fino a farci sentire in comunione con il Signore. Quando sarò innalzato dalla terra, attirerò tutti a me. Ecco, il suo pensiero è farci alzare dalla terra, cioè farci emergere dalla sofferenza per permetterci di viverla come Lui e con Lui. Questo è il senso del Cireneo che noi ci troviamo qui a meditare davanti alla quinta stazione della Via Crucis, dove Padre Pio fa
fortemente ha voluto che questa passione fosse per lui un camminare con l'umanità, sopportare la croce con sofferenza, ma anche con un grande sollievo, perché abbiamo accanto a lui. Oggi non si parla più di sopportare, perché sembra quasi un essere sconfitti. In realtà i santi ci ricordano che sopportare vuol dire portare da sotto, essere sollevati, essere innalzati da terra. In alto, dunque, i cuori. Questo termine viene richiamato tante volte nelle lettere di Padre Pio, cioè il nostro cuore deve uscire dal petto ed innalzarsi sempre verso la croce del Signore. In alto, dunque, i nostri cuori pieni di fiducia in Dio solo. Quando il cuore si eleva verso il Signore, quando ci si innalza con questa croce, il cuore diventa un elemento unico con il pensiero di Dio. Dio scende verso l'uomo, il cuore si eleva e c'è un incontro che avviene attraverso questa crocifissione. Accettiamo di buon viso le tribolazioni. Accettare vuol dire prendere, capire, comprendere, conoscere e poi farsene carico. A questo proposito, tre, potremmo dire, sono i cammini da percorrere insieme quando siamo nella sofferenza. Innanzitutto, un cammino come Cristo. Innalzarsi vuol dire camminare con Cristo e come Cristo, che, dice San Paolo, scendendo dalla terra, si è fatto simile a noi in tutto, fuorché nel peccato. Quindi non ha escluso dalla sua vita la sofferenza e non l'ha tolta dagli uomini, ma si è messo a camminare come gli uomini attraverso quelle difficoltà che l'uomo attraversa ogni giorno nella propria vita. Questa sofferenza viene accettata su di sé, come Cristo ha preso la croce su di sé, come Pio da Pietrelcina ha preso la sua croce su di sé dall'inizio della vita, ciascuno di noi prende la sua croce su di sé, non quella di un altro innanzitutto, ma la propria croce, che possa essere la croce delle difficoltà della vita, forse del lavoro che non c'è, di una storia sognata e mai realizzata. Ognuno ha la propria croce, prende la propria croce su di sé e poi portarla insieme con gli altri, per gli altri. Ecco il Cireneo. San Francesco diceva: tanto è il bene che mi aspetto che ogni pena mi è diletto. Cioè arriva un momento in cui l'uomo che entra in comunione con il Signore capisce che la croce è un diletto, qualcosa che ci fa rabbrividire per la potenza del Signore che vive dentro di noi. Ogni nostra sollecitudine sia questa, cioè ogni nostro pensiero, ci ricorda Padre Pio, la sollecitudine, sia il pensare come Cristo, in comunione con Cristo, per il bene degli altri. La sollecitudine del dimenticarsi di sé. Infatti nella lettera viene richiamato anche il Vangelo: chi vuol venire dietro di me rinneghi se stesso, cioè tolga di mezzo all'inizio il proprio io per fare spazio, per fare posto a Dio, che porta con sé tutto il messaggio di salvezza, e poi recuperare il proprio io accanto al Signore. Se l'io ha preso il posto intero nella mia vita, non può esserci posto per altro. Prima deve entrare Dio e poi piano piano permettiamo al nostro io, al nostro ego, di rientrare in una visione diversa, totalmente diversa. Altri due termini di Padre Pio in questa lettera sono: seguiamo il Divin Maestro per l'erta del Calvario, carichi della nostra croce. Seguiamo e non smettiamo mai di seguirlo. A volte c'è la tentazione di fermarsi, di girarsi, tornare indietro, andare avanti, pensare al posto di Dio. No, Padre Pio ci chiede di seguirlo, cioè di stargli vicino, di non perderlo d'occhio, soprattutto mentre sta salendo il Calvario. Perché in quel momento, mentre seguiamo il Signore che sale il Calvario, stiamo realizzando con Lui la salvezza delle anime. Niente viene escluso dal dolore che portiamo ogni giorno. Quindi questa sollecitudine, questo seguire il Signore ha un fine che è la salvezza delle anime, la propria e quella degli altri. Ringraziamolo e teniamoci fortunati di tanto onore a noi fatto, sapendo che l'essere in croce con Gesù è un atto sommamente più perfetto di quell'altro di contemplare solamente Gesù in croce. Contemplare il Signore non è la stessa cosa che aver preso su di sé la propria croce e camminare con Lui. Quindi, dice Padre Pio, ringraziamolo per questo onore che ci ha dato, cioè quello di
farci comprendere che la croce è un cammino affiancando il Signore e portandoci con noi, come fa Padre Pio, Cireneo dell'umanità, tutta l'umanità nel nostro cuore. C'è bisogno di anime che con sollecitudine accettino questa sofferenza, sentano la forza di Cristo che accompagna le anime e alla fine dicono grazie. Ecco allora che l'esaltazione della croce diventa per l'uomo un motivo di gioia, non di esaltazione per vantarsi, ma un motivo per rallegrarsi dell'opera di Dio nell'umanità. Pace e bene a tutti.